E comunque non potevate mancare a Caravaggio voi. È vero. Bei capelli ha, grazie, signora. Grazie. Signor Golinelli. Grazie. Che bellezza. Ce ne sono di gente generosa molto in Italia? Generosa. Sì, gli italiani sono molto generosi, i romani sono molto generosi. Anche tuo marito, chiaramente. Anche mio marito. Fa parte dei mecenati lei? Io sono invitata dai mecenati. Ah, allora lei non tira fuori una lira, praticamente. L'ha detto. No, Buonasera. Ah, la chicca, Monicelli. Una volta mi risparmio. Assolutamente. Ma lui è un mecenate, lui. Lo diventa perché se no non esce. Ah, lo diventa se no non lo fa entrare. Chi è questo con lui, vogliamo sentire? Lady Astor. Ecco, vedi? Sì, sì, sono Lady Astor. Proprio capolana. Come ha detto? Qui dentro è proprio capolana. Vabbè, insomma. Lei è un mecenate? Non ha dato una lira. Mi vergogno soltanto a sentirmi chiedere da certa gente che vuole far capo a un gruppo di persone per fatto mondano. Io non per conto loro. Io non sono uno snob, io ho 81 anni, dove vado? Io guardo le mie figlie, il mio lavoro, il mio vino. Allora che è meglio, il vino o la benzina? Domanda a cavolo di cane. Lei la perderebbe la benzina? No, allora no. Qui il divo è lui. Il divo è lui, no, ma no, anche no, lui. Lui. Mi dice il suo nome? Io mi chiamo Cremonini. Ma anche Cremonini è divo. È il divo della bistecca. Buonasera signora. Buonasera. Ma lei è un ospite? Io sono la moglie del vice avvocato generale, sono molto nota come astrologa in Italia. Astrologa. Ma non è più noto suo marito che è l'avvocato generale? No, io come astrologa, perché pubblicano, scritto appena 18 libri, sono stata esorata. Mandati Suor Dolores Barone, era meravigliosa. Ah, vedeva la Madonna tutti i giorni, a Pasqua sudava la passione, ci sono andati tutti i papi, è andata pure da questo. Questa è una foto storica. Odescalchi, Federici e Sera Gabriola. E questa è la mangiatoia. Che bello. Ma è tutto flasè? È tutto flasè. Scecco io. Non è arricchito, no? Sì, certo, una volta ero, non so. Vabbè, in Italia, quando uno è stato qualcosa, lo rimane a vita. Aspetti un po', sei stato mai comunista, te? Di la verità. Non farmi delle domande imbarazzanti. Non risponderò sul mio passato. Sono stato iscritto al Partito Comunista Italiano, che era un partito comunista, diciamo, un particolare nella geografia del comunismo italiano. Insomma, sei stato compagno. Sono stato compagno. Oh, via. Cari amici, grazie a tutti per essere qui stasera. Le ragazze che sono qui, Cinzia Guglielmi che ci ha aiutato a organizzare la serata, i restauratori, tutti quelli che stasera, ecco, finito il discorso, tanto non si ascoltano lo stesso, quindi va benissimo. Perché ormai voglio diventare un cineasta. Je vais trouver de mélodie, je vais trouver de mélodie.